Oggi voglio spiegarti come ho fatto a unire le mie due più grandi passioni e ad aver creato GraphiCoach. Sono passati ormai 10 anni circa dall'ultima volta che ho pensato che si potessero unire due passioni e così è stato. La mia più grande passione per la grafica, per il design, per tutto quello che è il mondo visivo si è unita alla mia più grande passione, oltre al design, del coaching e della PNL, creando così un gioco di parole abbastanza semplice che è grafica coaching, graphic coach e svelato il mistero. Così ho creato GraphiCoach. Questa idea è nata dall'esigenza dei clienti, sostanzialmente, che avevano bisogno di creare qualcosa di unico, qualcosa che li potesse rappresentare davvero nella loro unicità. E così GraphiCoach si occupa di andare a prendere, a ricercare, a studiare con gli strumenti di coaching tutto ciò che sei tu come identità, come soggetto, come persona, quali sono le tue passioni, quali sono i tuoi sogni, quali sono i tuoi desideri più intrinsechi. GraphiCoach riesce a trasformarli in forma grafica e a fare in modo che questo possa diventare un brand, il brand della tua identità, della tua azienda, del tuo progetto, di qualsiasi cosa che tu voglia fare. GraphiCoach quindi non è solo design e grafica, è anche coaching e programmazione neurolinguistica. Le mie specializzazioni mi portano a essere dopo 20 anni un esperto del mio settore con delle certificazioni internazionali che possono dare anche delle garanzie al cliente stesso. Quindi parliamo anche di puro coaching, parliamo di life coaching, di quella persona che ha bisogno di rivedere un attimino le aree della sua vita. Di quella persona che probabilmente non sa che pesci pigliare, si ritrova in una situazione dove tutto è scuro, tutto è buio e non so più che cavolo fare della mia vita. GraphiCoach è anche questo, perché grazie alle mie specializzazioni PNL e come professionista del coaching riesco a interagire anche da questo punto di vista. E ora fermati un attimo, analizza la tua vita e cerca di capire se stai cavalcando le tue passioni, se anche tu stai facendo un lavoro che ti appaga veramente, se c'è qualcosa dentro di te che ti spinge, che diventa quasi un'ossessione, che la mattina non vedi l'ora di alzarti per rincorrere questo sogno, per rincorrere questa passione, per continuare a fare quello che hai sempre fatto, quello che ami fare. Se così non fosse, a te la risposta.